17esima pillola, registrata presso la finestra con l'assistenza di un medico. Spero che tu sia in forma perché oggi andiamo a vedere le ultime regole che fanno di una E qualsiasi una E aperta. Ho anche alcune domande a cui rispondere, le vostre splendide frasi e infine la Z sorda e la Z sonora. Che aspettiamo? Iniziamo subito! Ricorda che ogni giovedì alle 3 sul mio canale esce un video su dizione e comunicazione. Iscriviti e attiva la campanellina così non ne perdi nemmeno uno. Così quando esci dal paesello non corri il rischio che ti ridano per una pronuncia non proprio perfetta. Questo te lo ricordi? Ah, sono contento di aver vinto per il miglior becco. Col pelo lungo. E facciamola finita con questa storia che il regionalismo sia una ricchezza. È una sporcatura, punto e basta. Quindi prendiamo in mano la situazione e mettiamo da parte la nostra atavica pigrizia. Oggi vedremo come vanno pronunciati i numerali terminanti in esimo, le parole che finiscono in ESTR più una vocale, le terminanti in esso e alcune parole sdrucciole. I numerali che terminano in esimo richiedono sempre una pronuncia aperta. Ecco qualche esempio. Si dice quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, come la puntata di oggi, ventesimo, 100.427.724.000 unesimo e così via. Questo numero è palindromo, peraltro. Prova a scriverlo, te ne accorgi subito. Non ci sono eccezioni a questa regola, ma attenzione, stiamo parlando di numerali, non di qualsiasi parola terminante in esimo. Ovviamente la E va aperta anche se il numerale termina al femminile. Quindi si dirà quattordicesima, quindicesima, diciassettesima, come la puntata di oggi, ventesima, 400.427.724.000 unesima e così via. Vorrei che notassi che ho rifatto completamente l'elenco al femminile, così non vengo tacciato di essere misogino. Tre leve eterne muovono gli uomini, l'oro, l'amore, la vendetta. Nel tredicesimo è sempre Giuda, odio, amore e vendetta spingono un pugno di desperados all'ultima allucinante avventura che ha un solo traguardo, la morte. Anche le vocali che terminano in ESTR più una vocale finale chiedono la pronuncia aperta. Parole terminanti in ESTR più vocale sono ad esempio finestra, canestro, rupestre, alpestre, destra e così via. Sarà più sulla supercazzo lo scaffolamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Una curiosità, si può dire maestra oppure maestra. Propenderei però per la prima ipotesi in modo da non avere eccezioni scomode. Anche nelle parole che terminano in esso, la E va pronunciata aperta, salvo alcune eccezioni. Quindi avremo cipresso, depresso, presso, bresso, nesso, adesso e così via. Come ti dicevo poc'anzi, qui alcune eccezioni le abbiamo. Sono spesso, stesso, esso, messo e smesso. Più in generale vedremo tra qualche pillola che tutto ciò che deriva da mettere richiede la E chiusa. Quindi per esempio si dice commessa. Ti ho già detto, mi pare che non fumo più. Hai ragione, no, è solo per... Sto cercando di smettere, speriamo che ce la facci. Per rilassare. Ho smesso giovedì scorso 11 agosto alle 18:20, speriamo che non ricominci. Enzo, dammi una mano, l'ho promessa a Nora, quella non mi sposa più! Ma tu sei proprio sicuro che vuoi smettere di fumare? Ma certo! Ma che ci vuole? Innanzitutto andiamo a ripassare che cosa sono le parole sdrucciole. A seconda di dove cade l'accento di tono nella parola, essa può essere tronca, piana, sdrucciola, bisdrucciola e così via. Una parola è definita sdrucciola quando la sillaba tonica è la terzultima. In ogni parola può esserci solo e soltanto una sillaba tonica. Ma noi che ci frega? Potresti chiederti. In effetti ci frega molto, perché in dizione è molto molto importante sapere qual è la sillaba tonica nella parola. Se vuoi farti un buon ripasso, vai a vedere questo video con la regola d'oro della dizione italiana. Facciamo qualche esempio. Si definisce tronca una parola che porta l'accento sull'ultima sillaba, come ad esempio perché. Si definisce piana una parola che ha l'accento sulla penultima sillaba, come ad esempio bene. Si definisce sdrucciola una parola che ha l'accento sulla terzultima sillaba, come ad esempio medico. La maggioranza delle parole nella lingua italiana ha l'accento sulla penultima sillaba, di cui la definizione di piana, che rimanda ad una certa regolarità. Spero che tu abbia rimembrato i dolci tempi delle elementari con una certa dolcezza. Ecco qualche esempio di parole sdrucciole con la E aperta. Pelago, medico,
Estimo, Decimo, Pergamo, Bergamo, Genova e così via. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. L'unica eccezione a questa regola è la parola lesina, che la conoscono quasi solo i calzolai perché è un attrezzo che usano loro. So che aspettavi questo momento con ansia. Ecco qualche frase, da me composta, sulle regole di oggi. Nell'aprire la finestra per consentire uno zeffiro, il maestro constatò il decesso del cipresso nei pressi del cortile e credette ci fosse un nesso con la 15ª grandinata della stagione. Uno strepito disturbò il sonno del medico di Genova, che destandosi constatò un nesso tra la 16ª ora del giorno e la merenda. Bergamo o Pergamo, fa lo stesso! Entrambe sono a destra di Bresso, oltre il decimo pelago che da un secolo bagna Genova. Come promesso, eccoti le Z sorte e le Z sonore. La Z andrebbe pronunciata in maniera sonora quando sta tra due vocali. Infatti sarebbe corretto dire azoto, ozono, azimut, azienda, Donizetti, Nazareth e così via. Si pronuncerebbe invece aspra quando si trova all'inizio di parola. Infatti sarebbe corretto dire zoppo, zucca, zucchero, zuffa, zolfo, zoccolo, zuppa, zia, zitto, zecca, zeppo, zampa, zitella. Fanno eccezione zafferano, zaffiro, zabaione, zara, zavorra, zanzara, zebra, zelo, zenzero, zero, zeta, zigomo, zinco, zonzo e altre parole che non ti sto a elencare. In effetti non sono molti i regionalismi che sbagliano la pronuncia della Z. Ti suggerisco di concentrarti su alcune parole un po' più importanti. Zia, zucchero, zucca. Per esempio mia zia Franca all'interno della teglia ci metteva la crostata. Mia zia Franca faceva la crostata in ogni evenienza. Devo dare un po' di risposte ad alcuni di voi, oltre a fare una precisazione sulle regole della scorsa settimana. Se vi ricordate, abbiamo visto le parole che finiscono in ENT. Ho dimenticato di segnare un paio di curiosità, cioè che si può dire sia centro, sia centro, sia spento, sia spento. Poi mi è stato chiesto se si dicesse secchio oppure secchio. Ho già risposto nei commenti al video, ad ogni buon conto si dice secchio. Sul raddoppiamento fonosintattico, che è quel fenomeno per cui si raddoppia l'iniziale di una parola allorché la parola precedente finisce per vocale, ecco qualche regoletta in più. Il raddoppiamento fonosintattico si attiva ad esempio in presenza di polisillabi tronchi. Si dirà ad esempio andò via anziché andò via e starà bene anziché starà bene. Si attiva anche quando ci sono alcuni monosillabi come ho, sto, è. 3. Si dirà ad esempio ho detto anziché ho detto. Si dirà ad esempio è meglio anziché è meglio. Si dirà ad esempio tre volte anziché tre volte. Infine ci avviamo alla chiusura della puntata con i vostri pensieri che, come al solito, sono spettacolari. Adesso ti dimostro il teorema. Dietro al denso, melenso problema, è senza dubbio nascosta gente del centro. Giuro che non c'entro. Ho promesso infine che avrei letto questa frase anche se si riferisce a una regola della settimana precedente, ma merita davvero. Dopo un biennio di calure estreme, causa dell'era dell'antropocene, Fra Salimbene pensò che almeno c'era la brezza del trasimeno. E così, in viaggio in groppa a una renna, scarabocchiava con la sua penna. Tracciava archi, rette, coseni e azzardò pure un paio di seni. Ma poi pensò che non poteva nemmeno, era un pensiero assai osceno e blasfemo. Riepilogando rapidissimamente, oggi abbiamo visto numerali terminanti in esimo come tredicesimo, terminanti in estr come rupestre, terminanti in esso come sesso, vecchio porco, sdrucciole con accento sulla e come medico. Vinci la timidezza! Manda le tue frasi sulle regole imparate oggi. Sarà molto più facile imparare, vedrai. Puoi postare i tuoi pensieri come commento al video o su qualsiasi profilo social del sottoscritto via SMS, WhatsApp, come ti pare. Come al solito ti invito a mettere un bel like, a curiosare gli altri video sul canale e soprattutto ad iscriverti. Più in generale, tra qualche pillola vedremo che tutto ciò che deriva dal verbo mettere è passata una mosca.